Signori, non solo, buonasera e bentornati a Marco Plays Hollow Knight. La scorsa volta è stata la grande maratona che ho fatto sabato scorso, quindi con tante cose fatte, alcune non completamente compiute, tipo la seconda prova del Colosso dei Folli, ma altre abbastanza compiute, come ad esempio i Cavalieri Guardiani, nonché anche Galien. Lo scontro con Galien a Nido Oscuro. E adesso che si fa però effettivamente? Perché c'è un problema. Un secondo. Il problema è che effettivamente in questo momento non so proprio, non ho una direzione chiara e precisa nella quale andare. Se non sbaglio, forse ho detto qualcosa la volta scorsa, non mi ricordo in questo momento. Un secondo che devo fare il cambio qua, perché la sorgente quasi mai la prende al primo colpo. Dicevamo, non ricordo, non penso, adesso controllo anche la mappa, perché magari ho segnato lì sulla mappa quello che devo fare. E se non l'ho fatto dovrei effettivamente farlo. Vabbè, intanto procediamo, svegliati caro. Quindi, siamo alla radura degli spiriti, e vabbè. Vediamo la mappa in generale. Un secondo. Quindi, Città delle Lacrime fatta praticamente tutta, direi. Poi, e non fare così con le otto, però. Caverne fungine. Manca qualcosa delle caverne fungine. Manca decisamente qualcosa, non è troppo distante dalla stazione. C'è anche qualcos'altro, però. Un attimo, devo controllare meglio. Sì, ci sono alcune cose che mancano nelle caverne fungine. Vediamo. Sì. In teoria anche del picco di cristallo. Il picco di cristallo perché ci sarebbe la zona dove in precedenza. Perché ho messo la. Ah, per barriera forse non. Perché ho messo lì. Ho capito, perché c'è una zona dove si deve andare sotto, ma non posso ancora andare sotto, sì, giusto. Poi, picco di cristallo, dovrebbe essere questa, allora un secondo che metto anche segnalino così vi aiuto. Dicevo. Qui effettivamente, anzi lo metto meglio. Qui, in questa zona qua. C'è effettivamente quello che era il pozzo senza fondo, o meglio, comunque sia, il collegamento tra il picco di cristallo e le terre di riposo. Quello che ho trovato varie puntate fa. E che non potevo superare, visto che non avevo ancora il super dash. Ok, poi abbiamo una strada anche in alto. Un attimo. Poi... Passo del Re, c'è qualcosa qui al Passo del Re, comunque Pulveria. Poi, anche Verde Via ha una zona che devo ancora esplorare come si deve. Però, quasi quasi, adesso mi dirigo per le caverne fungine. Perché? Perché effettivamente ci sono zone da esplorare che sono decisamente vicine alla Stazione Regina. Come ad esempio quella in alto a sinistra, qui. Un attimo che riprendo l'altro segnalino che stava qui. Per non parlare poi di questa. Ma soprattutto questa qui. Questa che sta qua. Quindi vediamo un po' se si possono fare, altrimenti mettiamo il segnalino nero per della disperazione, ovvero delle barriere nere. Va bene, stazione Regina, arriviamo. Caro mio coleottero, si viaggia. Via. Quindi, mettere segnalino effettivamente. Vabbè, non aspetta, mettiamolo effettivamente dove, per un'altra zona dove voglio esplorare, ovvero questa qua. Andiamo, adesso sì. Ah.
Ah no, questo perché si va verso il canyon, ecco perché. Ah, scemo io. Mi sembrava strano, infatti, vabbè. Aspetta, vediamo se effettivamente com'è. Ok, quella verso sinistra con il segnalino però non indica che manda da alcuna parte, quindi, cioè, o meglio, non c'è indicazione che si vada da una certa parte, penso, suppongo. Quindi proviamo a farla, va? Sì, andiamo da quella parte. Da quanto tempo caverne? Oh, ancora? Oh. Era da tanto tempo. Mitica, adesso con un colpo solo queste. Quindi un secondo, giusto per essere sicuri. Ok. Era poi... No, di questa parte. E sgonfiatevi, belli, sgonfiatevi pure. Sì. Aia. Ah, mi ero dimenticato qua. Ok. Poi... Bene. No, no, voi no, voi no! Meno male. Meno male. Ma quindi qui sotto che c'è? Scusa un attimo. Poi. No! Aio, per poco però. C'è una cosa da raccogliere. Ah, oh! Devo stare più attento. Ok, meno male. Aspetta che mi faccio tutti questi problemi. No! Fungo spora. Ok, controlliamo. Ah, sono cose che stanno in giro, quindi fungo... Ah, oh, ecco qui, fungo spora. Quindi, composto di materia fungina vivente, libera delle spore quando viene in contatto con le anime. Concentrando le anime emette una nube di spore che danneggia lentamente i nemici. Oh! Questa me la tengo buona. Però devo ritrovare il negozio che ti aumenta gli incapi. Oh! Qua andiamo avanti. Ah, aspetta, qui che c'era? Aspetta, aspetta. Ah, ho capito. Questo non mi ricordo cosa facesse. Esaminiamo. Ah, oh cacchio, è vero, erano i muschiosi vagabondi questi e... Oh no, il corpo di un muschioso vagabondo sopraffatto dall'infezione. Oh no. Tipo, ne sentire dimenticate adesso infetti. Oh cacchio, che visione orrenda. Cacchio. Ma non posso fare niente, no? Quindi è colpa mia? È chiaramente colpa mia. È inquietante, è una visione orribile. Ed è meglio andarsene, va? Ma perché? Ah, che brutta idea che ho avuto. Brutta, brutta, brutta idea di tornare qua. Brutta idea. Allora.
Brutta. Ti tolgo subito. Proviamo invece qua. E poi proviamo sopra, perché sopra c'è una via che credo porti verso l'altro sognatore, il terzo, l'ultimo rimasto, può darsi, vabbè, tanto da questa parte. Che brutto però, brutto. Aio! Scemo io. Ah, già preso qui, giusto. Subito. Un po' di ricarica. Sì, per di qua. Vediamo, perché effettivamente non ricordo. Comunque sia, per evitare problemi, qui mettiamo un bel segnino. Facciamo rosso, va? No? Ah. Che pallone gonfiato. Letteralmente. No, voi no, basta. Oi. Almeno se ci se lo so, buono così. Sì, perdi qua. Già. E adesso vediamo che cosa c'era di problema. Ah, mi sa perché non vedo più salto. Ok, ok, adesso sì. Nucleo fungino. E questa zona è nuova. È effettivamente nuova e non... No, madonna, no. No. Prima che mi attaccasse il pazzo qua. Zona effettivamente nuova. Madonna, non mi ricordavo che saltassero anche in alto. Colpo dell'anima? Colpo dell'anima. Oh. E adesso devo capire dove andare. Comunque si esplorare e poi... Vabbè. Quindi va bene. Il giretto sopra ce lo siamo fatti! Ah, basta! Che altro sta? No? Ah! Come si deve questi? Che c'è giù? A parte voi, che ormai tanto. Perfetto. Scorciatoio, sì. Beh, giustamente. Invece di farsi il giro così. Oddio, no. Ah, come l'ho evitato? Aio. Ao. Però 45. Buono.
No. Apposto. Wow. No, 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 no. No! Meno male, così. Ok, un attimo. Pace, ah, calma adesso. Fatemi passare però, grazie. Oh. Però questo sì. Quindi 3-4 colpi circa. È stata di prima. Ah no, aspetta, aspetta, un fungo con monete. Pensavo di più però, 22. Qui sono già passato prima, ok, perfetto. Va bene, ok, direi di andare giù. Vorrei tanto una panchina nelle vicinanze, però, anche se in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla. Calma, vai, maledizione. Ah, ho calcolato male il tempo. Però questa volta no. Oh, stanza. Oh, allora aspetta un secondo. Vediamo che altro c'è da queste parti. Di nuovo di qua. Qua facile però. Vediamo che cosa c'è qui. No. Rischiato però. Oh, ho visto già in alto altre cose brutte. Ok. Almeno questi con le colpi se ne vanno adesso. No, che cacchio. Perfetto. Quindi in realtà avevo già trovato la scorciatoia, però ho deciso di fare il giro lungo tanto per... va bene. Oh! Dicevo, ok. Vabbè. Oh. Ma perché zompettano come dei folli? Sarebbero perfetti per il Colosseo, pensandoci. No, niente. Soldi, 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 soldi.
Vediamo un po' qui giù invece. Ok. Tu vieni qua. No, dicevo tu vieni. Ah, entrambi. Oh, aspetta. Questa che è? No! Ma a parte tutto, questa effettivamente cosa... che mi comporta? Cosa devo fare qua? Vabbè, esploriamo ancora, magari si attiva... Non tu! Non tu! Quella cosa là! No? Non c'è un ingresso di qua? C'è una luce strana. Ma io non lo so, non so se riuscirò a salire di nuovo. Voglio capire che cacchio è questa cosa qua. Cos'è? Che vuole? Vediamo, c'è un punto per esamina? No, neanche. Non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Ma non capisco neanche che cosa faccia riferimento. Cioè, è chiaramente una spora. Qui siamo sempre in zona fungina, quindi... Però, non capisco, che cacchio è? Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Non so cosa fare, quindi andiamo verso il blu, letteralmente, la luce blu, guardatela. Ah! E abbiamo preso il secondo pezzo del ricettacolo. Ah. Questo mi si spezza. Qui siamo a nido scuro. Cioè, questa è una strada di nido scuro? Eh sì. A caso ho trovato un collegamento quindi tra nido scuro e le caverne fungine. Buono. Ma io voglio capire allora a questo punto cosa cacchio è quella zona là. Sì, ma... No, aspetta, non mi dire che non posso tornare indietro. No! No, ma no! Tutta quella strada me la dovrei rifare per caso? No. Allora, un secondo. Ah, vabbè, ma in realtà non sono neanche lontano dalle caverne, per fortuna. Va bene. Io so per capire, però. Allora. Questo possiamo anche rimuovere. Dov'è che ho messo l'altro? Ah, c'era un altro segnalino oppure no? Ah, qua, sì, per segnalare di andare... No, non c'è più bisogno, effettivamente. Ok, quindi... Ma perché non mi fa risalire, mannaggia? Con tutto quel doppio salto. Vabbè, tanto lei... Madonna. Mi ero dimenticato qua. Sì. Ovviamente mi portano rispetto adesso. Vi ho sconfitto, quindi... Grazie al cacchio. Però ovviamente le mantidi ancora attaccano. Aspetta, se non sbaglio, non c'era una strada bloccata dalle mantidi qua? Sì, c'è una strada bloccata dalle mantidi. Magari la facciamo. Oh, voglio testare. Ormai voi che eravate così tanto fiere con due colpi, uno normale e uno caricato, andate via. Magari con un solo colpo? Con un solo colpo caricato! Però accidenti. Vabbè. Strano, non è aperta prima però questa. E adesso si guadagna qua. Penso. Ok, quindi. Qua la strada bloccata era da questa parte, se non sbaglio. Ok, perché qui c'è la mantide, ma questa stracacchi mantide da dove... Oh, ci voleva lo scatto, ecco perché... E ci voleva lo scatto qua. Bene, esploriamo un po' meglio qua. Ho detto esploriamo, non moriamo un po' meglio. No. Un attimo, perché qui c'è... Oh, cuccagna!
Cuccagna che è marchio dell'orgoglio. Quindi un secondo, marchio dell'orgoglio. No, è una... Sì, è una medaglietta, amuleto. Quindi vediamo. Offerto in dono alla tribù delle manti di insegno di rispetto. Cacchio, trincavi, cosa fa? Aumenta notevolmente la portata dell'aculio. Oh! Oh! Ho bisogno di più incavi! Ho bisogno di più incavi! E tu che mi dai invece? Oggi è festa, regali ovunque. Vabbè, un sigillo, ok, ci sta. Quindi fatto qua, direi che possiamo andare verso la luce. Perché... Ah, le luci, cioè, perché ce ne sono due. Una in basso e una in alto, vabbè. Vediamo qua in alto. Ah, ok. Ancora! Festa grandissima! Quanti cacchio me ne ero accorto? 620! Mamma mia, quanti sono! Wow! Panchina! La panchina serviva! E serviva, sì! Ma vieni! Che bella zona calma e pacata! La giusta ricompensa, direi anche. E allora, quindi abbiamo esplorato anche questa parte che dovevo esplorare, effettivamente. E delle caverne, quindi cos'è che manca? Mi sa che... non manca più... Cioè, c'è la parte... No, allora, un secondo. La parte in oscuro, quella lì non... No, non c'entra. Quella parte lì l'ho già vista e purtroppo era blu... Sì, 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 era quella dell'infezione. Poi, strada per il canyon nebbioso, non c'entra. E allora, è quella... Sulla strada per i sentieri dimenticati. Devo fare una bella salita, però, per poterci arrivare. Devo salire. Che strano, però prima praticamente sono passato accanto e non mi ha fatto niente. Perché? Ok, per di qua. Quanta strada da fare ancora? Beh. Peruenza. Questa è... buono! Il momento giusto per trovarla. Silenzio, perché non ricordo cosa... No, forse c'era un boss in quella zona una volta, non ricordo. Ah.
Ok, sono un po' ossessionato, però voglio essere completamente sicuro della strada che faccio. Qui zona sigillata in ogni modo. E così ti impari. Fungo pazzo. Anche a te. Ah. Questo è proprio l'inizio delle caverne fungine. Non lo facevo da anni e anni, praticamente. Quindi, ma perché non ha fatto il salto? Quindi dov'era? Cioè, esattamente io come dovrei passare là? Cioè, uno... Aspetta, non mi direte che... No, non va... Esattamente uno, come ci passa? Deve andare dall'altra parte allora, eh? Altrimenti come stracacchio... C'è una panchina qui... Aspetta, questo è... Chi è lui? Non mi ricordo... No, cuore fragile. Ah, amuleti. Quindi questo, amuleto molto speciale di gran valore. Vabbè, intanto li compriamo. Compriamo. Cacchio, però, 2, 3, vabbè. Compriamo questi due, va? Per ogni evenienza. Anzi, compriamo tutti quanti. Tanto avevamo soldi a palate, quindi... No, non mi dare dell'abito, ti prego. Però ascoltiamo. Sei curioso? Ti starei chiedendo come faccio a creare dei doni così particolari. Non provare a rubare i miei segreti. Meglio di prendere in un batter d'occhio. Se sarai crudele con me, te ne pentirai. No, tranquillo, ti ho comprato quello che volevi che comprassi. Ripostiamo un attimo e torniamo in azione. Più che altro, qua, come stracacchio si fa? Cioè, allora, in realtà ho capito. Nel senso, chiaramente... Cioè, chiaramente... Proviamo a seguire il concetto. Allora, più... Allora, facciamo con la mappa normale, va? Io sono qui, con questo bel simbolino qua. Più sulla sinistra però che cosa c'è? C'è il terzo sognatore. Quello che pensa è che ci sarà una strada da qualche parte, che forse è da Verde Via, magari da Verde Via, che ti fa andare giù verso il sognatore e quindi poi ti può far tornare alle caverne fungine, all'inizio delle caverne fungine, da qui. A questo punto io direi, visto che abbiamo fatto caverne fungine, direi quello che poteva essere fatto... Di andare a Verde Via. Verde Via, sì, tanto abbiamo... Sì, devo fare. Sì. Verde Via. Perciò salire. Tu vattene. Anche tu. E rieccoci ai sentieri infetti. Quindi salire un po' sopra. Sì, l'ho notato che sono infetti, mannaggia. No! Oh! No! Ah no?
se si è ciccato proprio. Flat. Dritto. Ne senti dimenticati? C'è qualcosa da fare oppure... cioè, a parte... la strada prima della città delle lacrime. Quasi quasi ci facciamo un salto. Mare... No! Ok. Ma perché l'altro è esploso? Ah, ecco, per l'appunto, ho evitato per un niente. Quattro colpi, però... ah, ecco, questo è esploso invece. Certo che senti, sono diventati un po' brutti da fare, eh? Molto brutti. No! Ecco. Un po' imparato. No! Via subito. Subito. Dove cacchio è? Non mi direte che è stata bloccata per colpa di questi. E mi sa di sì, è stata. Ah! Quindi dove cacchio devo andare? Devo... quale giro devo fare per prendere un. Ah! Ah, funivia! Va bene, allora intanto proviamo di qua a vedere se si può andare. Andare, questa è praticamente la strada che conduce poi alla città delle lacrime, però c'era una via a sinistra che non avevo mai fatto, che, o meglio, dalla mappa risulta che non l'ho fatta. Forse c'è qualcosa di particolare lì? Allora, ah, eccoci qua, a sinistra, c'era l'ascensore qua. E questa dove porta? Quantomeno una zona non infetta. Ah, almeno questo è un progresso. Quanto... che distanza copre l'aculio così? Perché è enorme. L'avevo completamente mancato. Eh sì, va bene. Anche con l'effetto ritardato. Ok. No. Perché la trappola così? Scorciatoia. Vabbè. Altro pezzo di ricettacolo. No, 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 questo aspetta, no, non è il ricettacolo, quello aspetta un attimo che rivedo meglio. Sì, 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 quindi questo è un frammento di maschera, il secondo, buonissimo. E anche il ricettacolo preso prima, perfetto, va bene così. Vabbè, deviazione piccola, alla fin fine. E io? Quindi qua proprio non si può, eh? Proprio... aspetta. No. Mamma mia l'infezione che sta in giro però. Quindi qua proprio non posso niente... no. Ah.
magari da sopra si può. Bisognerebbe fare il giro però, tutto il giro da capo. Invece no, tanto vale prendere la funivia e pace. Vai, vai, esplodi da solo, va? Bravo. Qui c'ero stato, mi sa. Ok. Ma un secondo. La funivia qui mi porta a che altezza delle terre del riposo? Ah, ok, va benissimo. Va benissimo così. Va benissimo così. Sì, 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 sì. Così prendo il coleottero. Aspetta, qui chi era? Uno che non sta più qui. Oh. No. Chi è? È di qua. Sì, è di qua. È lo sciamano? Cioè... Aspetta, chi è? Non lo sciamano, come... No! È degli incavi! Mi sa che è quello degli incavi! No, no, questo... Ah, invece sì, 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 l'ho trovata, 3 incavi, subito! Immediatamente! Me ne frego di... Vabbè, tanto ce li ho... Sì, 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 tempo di spenderli, tempo di spenderli, Ale. No, 25 amuleti, te lo venderò con piacere, aspetta. E quanti ne ho? Ah, ancora 6 me ne mancano. Però, qua ne avrei già 5. Ah, però me ne mancherebbe comunque uno da... Cioè, uno, due, tre, quattro... Ah, no, 4, da qui me ne mancherebbero comunque 2. Ah, vabbè. Già avere 2 incavi in più fa tantissimo. A questo punto questa qui come la metto? Perché devo ricordarmi che è lei che dà. A parte l'inquietudine, ma che dà comunque. Ok, facciamo con questo. E basta con questa risata. Basta. Ah, aspetta, no e no. Perché a questo punto io cos'è che posso mettere con questi incavi in più? Perché? Cos'era? Ah, aspetta, 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 aspetta. Allora, quale togliamo a questo punto? Ma sì, togliamo questo e mettiamo... No, aspetta. Perché che altro? Allora, parte anche il canto della tessitrice che adesso va ancora meglio, però. Perché ho ben 2 in più. Però, fungo spora. Aia, per il sangue dell'alveare. Peccato. Quindi, carapace di Baldoro. Protegge chi lo indossa con un robusto carapace mentre concentra le anime. Poi, quelle che ho preso poco fa. Permette a chi lo indossa di trovare i più giusti sconfiggendo i nemici. No, vabbè. Anche se... Ah, ecco, tra l'altro è fragile. E questi allora me li conservo per un momento ben preciso, magari. Cioè, quando serviranno effettivamente. Ok, un odore eroico. Vabbè. Bene, questo invece. Ok, mettiamo questo e poi... Cioè, no, aspetta, no, 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 aspetta. Questo invece non mi ricordo. Questo è l'amuleto delle larve. Assorbe anime quando si viene colpiti. Ah! Oh. Perché non me lo ricordavo proprio questo? Tra l'altro devo anche tornare dalle larve perché... Ne ho salvate un bel po' durante il viaggio e però non sono più tornato al loro villaggio. Questo invece ha lo scudo dei sogni e evoca uno scudo che segue chi lo indossa e tenta di proteggerlo. Allora...
Cose come le tessitrici, il canto della tessitrice e lo scudo dei sogni sono molto utili, mi sa, durante le battaglie. Anzi, per le tessitrici so già dove utilizzarle un'altra volta, nella cacchio di prova del Colosseo. Anzi, forse lo scudo dei sogni è meglio, perché lì serve più difesa che attacco. Perché di attacco vado bene io. E ci sono anche vari scenari, tipo quando sei su una piattaforma circondati da spine, dove le tessitrici poi non so quanto possono fare bene, soprattutto con i nemici volanti. Quindi magari lo scudo. Vediamo. Non lo so, sono abbastanza incerto. Vabbè, per adesso facciamo... proviamo questo qui, ma quindi togliamo quello dei sogni e proviamo il marchio dell'orgoglio, va? Lo salviamo per essere completamente sicuri. Benissimo. Quindi, io adesso però vorrei prendere questo tram chiamato Desiderio, quindi... se non vi dispiace... chiamiamolo, va? Come fai se non avessi il fast tramviario? Salvare. E ora tutta dritta verso le terre del riposo, va? Sì. Perché non si sa mai. No, e chi lo esamina più? Chi lo esamina più dopo quanto è successo? Proprio no, grazie. Sempre 513 frammenti di sogno. Praticamente sono tornato dove è iniziato l'episodio. Sì. Ah, richiamiamo il coleottero. Amico caro, si torna a verde via. Quindi per... madonna, per effettivamente il giro che devo fare anche qua, però. Ah, vabbè, che scemo, però. La strada di giù porta verso il canyon nebbioso. E però il canyon nebbioso, effettivamente, vuol dire che il canyon nebbioso ha una zona che... vede coinvolto molto da vicino il sognatore, perché altrimenti mi scordo sempre che c'è il cacchio di canyon. Quindi a questo punto, un secondo, però. Perché? Verde via, ah, vabbè, c'è sempre la zona comunque verso... questa qui da vedere meglio, da capire se posso farla adesso. Forse serviva il super dash per quello, vediamo. Beh, intanto scendiamo. Scendiamo sempre di più. No, forse un po' troppo sono sceso. Sì, troppo.
Oh, non rompi balle qua. No, 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 vi evito proprio, non ho assolutamente voglia di scontrarmi con voi. No. Anche tu, via. Ok, a posto, però anche la panchina magari. Panchina che è qui giù. Oh, non ero mai andato, no, forse non ero mai andato da questa parte. Vabbè, vediamo un attimino che cosa dice, se veniamo. Chi si allontana dalle strade del Re Bianco dovrà affrontare la legge di Un. Ok, questo non l'avevo ancora letto. Confermo che questo non l'avevo ancora letto. Quindi... chi cacchio è Un? Un... non mi ricordo, l'ho incontrato oppure no un certo Un? Un... non mi viene adesso. Non mi viene. Un... intanto salviamo. Sulla strada chi... aspetta, rileggiamo un secondo anche quello che ha detto, perché... no! Rileggiamo, Quindi, chi si allontana dalle strade del Re Bianco dovrà affrontare la legge di Un. Dalle strade del Re Bianco. E chi era il Re Bianco? Il re di cui abbiamo anche il marchio noi adesso. È un cacchio, un non mi viene un. Perché non, per, non so quale motivo mi, ho la sensazione di averlo già sentito come nome. Ah no. No, non per gli unni, no, non Attila e gli unni, no, però mi ricordo forse una falsa memoria. Tipo quelli di Watase ieri, ma a parte quello, forse mi ricordo di un un. Un un, vabbè. Comunque sia, il messaggio era: chi si allontana dalla strada del Re Bianco dovrà affrontare l'ira di Un. Il Re Bianco. Che cacchio è questo Re Bianco adesso? Che poi proviamo a ragionare un pochino anche sulla lore di Hollow Knight. Fino ad ora cosa abbiamo? Abbiamo un re che, se non sbaglio, era molto severo nei confronti di chiunque si opponesse a lui. Quindi abbiamo lettere del riposo con tanti morti. Abbiamo anche, ci siamo anche scontrati contro uno dei cavalieri là che si era opposto al re. Poi Ornette, che si è scontrata contro di noi due volte. Alla seconda ci ha detto: sei pronto per conoscere la verità? E allora forse tu puoi effettivamente prendere il marchio del re, o comunque sia. Poi sì, va al nostro re una cosa del genere, poi abbiamo ottenuto il marchio del re. E Ornette ci ha anche salvato. Poi, tre sognatori che ci hanno detto: no, 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 tu non puoi scoprire la verità di questo posto, perciò... e poi si sono messi addormentati in più posti. Hanno provato ad uccidermi, effettivamente, però non ce l'hanno fatta. Abbiamo anche che nella città delle lacrime si è fatta menzione di... letteralmente zombie. Né più né meno, zombie, ovvero cadaveri riportati in vita e utilizzati come soldati. All'oscuro abbiamo anche quelli che mutano. Ed è brutto anche solo ricordarli. Ah! Tu vai via. Ma quanti siete? Aspetta, questa sta... no, aspetta, ok. Dovrebbe andare bene, sì. Ma chiedo scusa, io che ho quell'abilità, posso fare questa volta la strada senza avere per forza di cose e fare affidamento a loro? Eh sì, che goduri adesso. Però qua mi sa che mi schianto. Infatti mi schianto. Maledizione. Tu vattene.
E io. Qui ovviamente sempre comunque, no? Benissimo. Ah, è perché c'era la strada. Dove cacchio era questa strada? Maledizione, becco sempre le strade strane io. Oh, quindi controlliamo la mappa piena. Qui da dove cacchio si va? Da dove? Saranno sempre le caverne, il canyon nebbioso, sempre lui. Odioso. No, e quanto, no, è impossibile. Quanto cacchio dovrebbe essere grande il canyon nebbioso per fare il giro da qui fino a qui? No, è troppo. Ci saranno altre zone in mezzo, però. Ah, tutta questa strada fatta inutilmente. Devo seguire meglio le strade, quindi. Innanzitutto, tu intanto stai via. Stai buono. C'è morto. Quindi. Intanto per la mappa. Tu, ciao ciao, rosso, cioè blu, diventi rosso, così mi ricordo che è una zona difficile da esplorare, o meglio, che non si può ancora esplorare, perché c'è tutta un'altra zona da capire, altrimenti qua non si va da nessuna parte. Allora, proviamo ad andare verso l'alto per... Sì, verso l'alto, torniamo verso l'alto. Quindi tutta la strada da capo. Che due balle. Verso l'alto. Ah. Odio quando perdo tempo così. Perché non mi ricordavo di aver già visto una zona. Odio. Anche perché è poco divertente per il pubblico, per voi. Per voi 3-4 che mi seguite. Perché va bene esplorare, va bene tornare indietro dove sei stati, ma fare tanti giri e rigiri, no, è proprio... Non è molto divertente. Figuratevi per chi deve farlo. Un giro. Oh, no! Aspetta che non mi sta. No. Devo risalire di qua. Ecco, adesso sì. Niente panchina direttamente, sperando di non pentirmi di queste parole, direttamente vicino al coleottero, va? Ok, quindi da questa parte. Aha. Ah, neanche tu. Di qua. Non lo prendevo. Ok, strada rapida alla fin fine. Temevo di impiegarci molto di più. E adesso, sperando che di qua non ci sia un altro buco nell'acqua. Scusate la chiusura di nastro improvvisata. Dicevo qui. Proviamo. Ti prego, fa che non sia un altro buco nell'acqua.
Ok. I cavalieri, mi ero scordato di loro, i cavalieri anziani. Da quanto tempo? No! C'era di strano qua che... Ma forse... A caso proprio mi sa? No, 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 aspetta, aspetta, questa zona me la ricordo. Però perché non c'è la mappa? Sì, qui ci sono già stato. Però mi sa che c'era qualcosa di particolare qua. Vediamo. No, a parte questo che mi portava giù. Non ci sono neanche più i nemici qui. Questa mi sa, questa è nuova perché se non sbaglio. Oh, verme. Apertura anche. No, aspetta, il verme dov'è che sta? Verme? Larva o quello che sei? Dove? No. Oh, eccolo là! Ok, vediamo, magari c'è... Ah, vabbè. Pensavo qualcosa di più complicato. E perdi qua che... Neve? Neve sì! Però aspetta, perché c'era la zona lì sotto... Qui c'è una cosa che mi riporta... No, mi riporta indietro. Riandiamo dalla neve. Tutta questa zona nuova, tra l'altro senza una stracacchio di mappa. Di rupi urlanti. Eh sì che è zona nuova questa. E c'è anche Aculeo. Sì. Abbastanza piena e sento anche Cornifer. Sento il mio caro amico Cornifer. Che era da quella parte però, quindi magari... Oh, eccolo, è qui. Sì. Sì che te la prendo, Cornifer. Cacchio, 75 soltanto. Vediamo come vince perché non l'ho letto prima. Mi sono rimattuto per strano uno strano insetto sulla sommità di questo dirupo. La sua abitazione non è lontana da qui. Ha una figura imponente, senza dubbio deve essere molto abile con l'aculio. Penso che tu abbia cose più in comune con di lui, con lui di me. Un altro maestro? Eh sì, sarà un altro maestro. Aspetta un attimo, no? Dobbiamo prendere ancora qui... No, devo arrivare... Scemo io, che sono andato. Dov'è? No.
Ok. Mi sa tanto che i frammenti sono limitati a qui. Aspetta, c'è un altro là sopra. Quanti ancora? Ok, c'è questo. Pizzica. È pieno. C'ero 512, sono arrivato a 548. Quindi questa zona è strapiena di frammenti. Madonna, quanti! C'è una panchina anche di là, un collegamento con Pulveria. Quanti ne mancano ancora? Ne ho presi... Madonna! Allora... Dove? Ditemi dove. No? No, che cacchio, pensavo che stesse qui qualcosa. Così. È una gran bella scalata. E qui che c'è? Idolo del re. E se vado più in qua, per curiosità, mi sa di che è meglio non andare oltre, va? Che sia... che tu possa essere l'ultimo? Eri tu l'ultimo! Mamma mia. Tanta fatica. Yuhu. Albero, sono tutto tuo. Rivelami i tuoi segreti. Vai! Terre desolate. Insetti ridotti. Di grande aiuto! No, ma grazie, eh! Non ci sarei mai arrivato. Vabbè. Quindi, Cornifer... Allora, ritorniamo da Cornifer anche perché c'è una cosa che mi interessa... No, un attimo, sopra. Quindi ripetiamo. Strano insetto sulla sommità di questo dirupo. Sommità, va bene, intanto. Però, qui, che cacchio c'è? Questa chiaramente non è zona vicino alla panchina. Questa è zona scura. Un po' troppo scura. Dall'alto, eh? Dall'alto. Tu vai via. Anche tu vai via. Mi sa tanto che forse è meglio andare sopra. Andare alla panchina. Perché mi sa tanto che la zona della panchina è collegata direttamente a questa. Quindi risaliamo. Quanto è industrioso Cornifer, però? Viaggia tanto, lascia la moglie a papa nadare da sola, però... lavora.
Questa è la zona del salvataggio. Un attimo perché devo regolare qua. Ok. Bene. Bel segnale questo. Aspetta, no, prima salviamo perché non è un bel segnale vedere un cavaliere morto così. La panchina me la sono persa. No, è di qua. No. Ma la panchina dove... dove cacchio è finita la panchina? E quindi per di qua verso Pulveria. Quindi questa è la zona. Eh sì sì sì, adesso sì, è tutto chiaro. Ma la panchina, esattamente. La panchina. Au. Qua? Mi sa di sì, che è qua dentro. Ok, no. Speriamo. Ah, meno male. Temevo che fosse qualcosa tipo una trappola, come abbiamo già visto anche Anido Oscuro. No, invece. Panchina normale. Buono. Adesso però... c'era una zona... non ci deve essere una scorciatoia. O comunque... ah! Il passaggio da qui per andare giù. Ok, questo non me l'aspettavo. Ma com'è che questo è così veloce? Mizzica, già 3. Ok. Un attimo perché ho trovato dei problemi con la chat, mi pare. Un secondo. Allora, un secondo perché sto controllando per la chat, perché effettivamente ho notato adesso, ho fatto un attimino un momento di pausa per vari motivi, e ho notato che la chat di Twitch effettivamente funziona, o meglio, ci sono stati dei messaggi, ma sulle applicazioni Twitch del telefono non risultavano. Non capisco il perché. Vediamo magari un'altra volta se adesso si può. Vediamo. Perché non capisco, non capisco il perché. Non capisco perché la chat non si veda nonostante io sia
nell'applicazione, perché altrimenti è grazie che non leggo niente. Forse un secondo, che devo provare un'altra cosa. Ok, World, ti ho letto finalmente. Ah, adesso è tornata la chat. Bene, 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 ti ho letto finalmente. Oh, non so perché però. Ma tanto ho ancora un quarto d'ora da fare. Quindi, rimettiamoci all'opera. Non capisco ancora perché però. Cioè, avevo sistemato tutto come si deve, però la chat dell'applicazione Twitch non si vedeva, vabbè. Quindi allora, purtroppo War, piccolo riassunto, vabbè, mi hai visto alla fin fine, quindi siamo ai dirupi urlanti. Un secondo perché voglio capire. Perché ho visto prima, nella strada tutta buia, che sta qui sotto, che c'è una zona verso il soffitto tremolante, ovvero che si può fare con lo schianto dall'alto verso il basso, solo che non trovo la zona corrispondente. Questo no. No. Con la panchina. Ah, con la panchina. Allora torniamo alla panchina. Ah, scemo io. Ma perché non ho notato che c'era la strada verso destra? Mannaggia. Ed ecco il maestro. No. Tra l'altro sai che c'è, io sapevo che c'era il maestro nella zona, però pensavo che non... Perché non ho pensato che potesse essere qua? Perché ho letto del maestro, ho parlato con Cornifer. Quindi, ecco qua il maestro. Mato. Ah, ben trovato. Avevo la sensazione che si stesse avvicinando l'aura di un feroce guerriero. Ah, pure. È incredibile che tu sia riuscito a trovare il mio rifugio qui in cima al mondo. Di sicuro avrei affrontato numerose prove e sconfitto innumerevoli nemici per trovarmi. No, non dire niente. Io, il maestro d'Aculio Amato, che ha preso l'arte dell'Aculio del gran maestro d'Aculio in persona, ti accetto come mio allievo. Iniziamo subito la lezione. Ah, neanche soldi. Solo uno ha chiesto soldi finora. Ah. Calmo, però. Quindi attacco... Oh, in rotazione. Tieni premuto Y per convogliare l'energia nell'aculio. Rilascia il pulsante mentre tieni premuto su o giù per eseguire l'attacco ciclone. Nota tecnica è perfetta. Ora so cosa provava il mio maestro quando ci tramandava i suoi insegnamenti. Spero non mi riterei troppo sfacciato se ti dico che per me sei come un figlio. Sì, quando ti ho visto effettuare la mia arte, ho improvvisamente sentito che c'era un legame tra noi, ma ci siamo appena conosciuti. Tu mi rendi onore più di quanto riesca a esprimere, caro allievo. Grazie. Quindi... Bam. Fine. Fine, ha detto proprio fine. Comunque sia, quindi... Oh, oh, aspetta, quindi lo posso fare anche in aria. Qui si gode. Allora, esploriamo ancora un altro pochino. E poi basta per questa sera. Vabbè, non ne ho bisogno. Però che scemo che sono stato prima. Cioè,
Com'è che non mi ero accorto che c'era la strada da andare verso destra? Contudo che sono stato attento a tutte le varie cose prima, ma lì proprio nada, ma perché? Ciao Conifer. No. Che c'è allora? Aspetta. Ah no, giusto, giusto, giusto. La strada che non so da dove si apra. Scemo, bravo lo scemo. No, però vuoi dal nulla così no, grazie. Farfalle, farfa. Oh, tengo un colpo solo, però è bello. Zona di farfalle. Oh, 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 oh. È enorme zona di farfalle. Immensa zona di farfalle. Che... oh cacchio. Questa è benedizione di Johnny. Un amuleto che fa cosa esattamente? Inchia 4? Quindi chi lo indossa avrà un carapace più robusto e potrà sopportare più danni, ma non potrà curarsi concentrando le anime. Ah, un grande vantaggio associato a una grande debolezza, perché cacchio, non potersi concentrare. Oh! Aspetta. La bambina blu, Johnny. Ah, vedo che porti la mia benedizione. Non ricordo di avertela data, ma negli ultimi tempi la mia memoria non è più quella di una volta. E beh, grazie, sei morta. Mi dici altro? Sì, via. È così tranquillo qui, il luogo perfetto per riposare. Ancora? È così tranquillo qui, il luogo perfetto per riposare. Non prendo i frammenti da te, ti lascio riposare. Oh. Quante farfalle. No. Oh, questo però sì con... era quella la zona. Ah. Era questa qui. No, scemo. E io che pensavo... ah, un altro segreto. Sì, 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 subito. Subito. Infatti stavo già andando per cercare qualcos'altro. Schiantandomi ovunque, però. Ah, basta. Uffa. Più calma. Non qua? Aspetta. Basta però voi, eh. Basta spuntare ovunque. Quindi
Quindi vediamo. Quindi per di qua è la zona della bambina blu di Johnny. Vabbè, qui è dove sono, da dove sono venuto, perciò un attimo, vediamo meglio. E chiudiamo così la puntata, va? Ah, in quest'area in generale, vabbè, ok. Va bene, scusami. Vabbè, intanto... Ok, in quest'area... Quindi ho fatto la strada verso destra, quella più in basso. La strada verso destra, quella più in alto. Andiamo ancora più in alto? Un attimo. Cioè, o meglio, aspetta. No. Tra l'altro c'è la tormenta che mi spinge proprio. Qui l'ho già preso questo. L'albero è già stato fatto. Quindi... E dove però? Perché qua la zona di coni, però aspetta, forse più giù. No, qui sono già andato. Qui non c'è. Forse di qua. No. Questo l'ho già visto, l'ho già preso. Oh, eccolo qua. E tu chi sei? Io sono Gorb. Inchinati, 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 inchinati davanti a Gorb.
la grande mente. Io sono Gorb. Innalzati, 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 innalzati con Gorb. Ah, siamo a questo. Un secondo, solo dammi un istante però. Perché salvo? E terminiamo con lui allora. Sconfiggiamo Gorb e terminiamo la puntata in bellezza. No, ho detto in bellezza, non in bruttezza. Ho detto bellezza, non bruttezza, diamine. E si va. No, aio. Oi. Ma che voce ha? Ah, devo mettere le mie care amiche. No. Oh, tre? Ok. Dai, che dovremmo esserci quasi. Andata! Ok. Io sono Gorb, la grande mente. Ah, che dolore, inchina, innalzati, innalzati, io sono... Uno che è stato sconfitto. E quindi 700, 600? Ah, 660, ok. Ah, e dopo questa, sì che si può andare a salvare. Bella mente. Non quello, vabbè, lo vediamo la prossima volta, Warva. Perché per questa sera ho già dato. Chiedo scusa per i problemi con la chat. Non sapevo che non stessi leggendo la chat. Praticamente io sto con l'applicazione di Twitch per poter interagire con la chat, ma questa volta non mi ha mostrato alcun messaggio. Soltanto quando sono ritornato alla sorgente PC per controllare un attimo, per interrompere un attimo, che ho visto che c'erano messaggi sulla chat. Non capisco perché. Davvero. Mi dispiace per il disguido, davvero, è indipendente da me, è successo indipendentemente dalla mia volontà. Hollow Knight tornerà poi la settimana prossima, lunedì, domani invece, quello che teoricamente dovrebbe essere l'ultimo appuntamento della settimana con The World Ends With You Final Remix, ma sto effettivamente pensando di fare una bella maratona per un double questa domenica, però non voglio ancora dare conferma perché ci devo riflettere su. Quindi, per adesso prendete l'appuntamento di domani come l'ultimo della settimana. Se il video di oggi, nonostante la mancanza della chat, dell'interazione con la chat, vi è piaciuto, potete iscrivervi al canale di Twitch per poter sempre guardare per primi i contenuti di Marco Plays. Se vi siete persi quelli passati, volete rivedere quelli passati che non sono più presenti sul canale di Twitch a causa del rinnovamento del limite dei 14 giorni, c'è anche il canale di YouTube, Marco Plays, che potete trovare, il link al quale potete trovare sotto questo video. Se invece volete essere sempre informati su notizie in generale, quindi per annunci di let's play, per annunci di commenti in diretta a conferenze e quant'altro, e annunci di vario tipo, potete iscrivervi ai canali social del canale, ovvero il canale di Facebook Marco Plays, il canale di Twitter Marco _Plays e il canale delle news di Telegram Marco Plays News. Potete trovare questi canali tutti sovrimpressione sull'overlay di Twitch di questo video. Per il resto, grazie per tutti quelli che hanno seguito, grazie a chi ha partecipato nonostante io non potessi vedere questa volta, per motivi ancora a me misteriosi, e ci vediamo alla prossima, cioè domani.